Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, mega pacco numero 11 di Optimus Prime di agoramodels.com. Un pacco gigante che ci permetterà di continuare la costruzione del nostro mega gigante Optimus Prime, continuando a lavorare sulla parte delle gambe e costruendo la prima parte del corpo. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo subito questo mega montaggio. Allora, dobbiamo costruire tutta la sezione che va qui sopra e ovviamente la stessa anche dall'altra parte, ma ne vedremo chiaramente una. Quando ci sono parti che si ripetono, ne vediamo sempre solo una. Allora, andiamo ad avvitare questo primo pezzo TR1101 con due viti PB 2,6x8. Allora, facciamo attenzione a mettere questo pezzo qui nel modo più corretto possibile. Diciamo che c'è un solo modo per inserirlo, perché le viti se no non combaciano. Ci sono questi due fori che dobbiamo andare a far combaciare qua, ecco, in questo modo, e andiamo ad avvitare. Allora, mettiamo la prima vite. Diciamo che il modello è talmente gigante che è complesso anche mostrare cose semplici e piccole come queste, perché ormai siamo arrivati ad una grandezza gigante, veramente grosso. Ok, dopo aver messo questo pezzo, andiamo a prendere il pezzo TR1102 e lo andiamo a appoggiare sopra, in modo tale da far combaciare questi due punti su quelli più alti che abbiamo messo poco fa. Perfetto. E andiamo ad avvitare sempre con le viti 2,6x8. Allora, vediamo un attimo. Cerco di non farmi cadere la vite. E vediamo, il fatto è che sono delle viti anche piuttosto lunghe, che pesano un pochetto, quindi bisogna reggerle forse anche un po' con il dito mentre si portano fino al foro. Ok, la inseriamo, mettiamo almeno la prima, così il pezzo si regge in posizione da solo, e andiamo a metterne subito un'altra. Vedete che prende forma il nostro oggetto laterale, che boh, non so cosa sia, però è sicuramente bello da vedere. Allora, andiamo, magari, ecco, mi posso girare un pochino così vedete ancora meglio. A posto. Dopodiché dobbiamo prendere questo pezzo qui e ci dobbiamo incollare sopra quattro di questi pezzi. Vedete che ci sono le frecce, c'è la freccia sia qua che qua, quindi li dobbiamo incollare in questo modo. Quindi procedo usando in questo caso l'attack, perché tanto è una parte che non si vede. Mettiamo la colla qui in questo modo, una bella spennellatina, e ripetiamo la stessa cosa su tutti e quattro i lati. Appena è pronto, andiamo avanti. Ok, pezzo completato e asciutto, lo andiamo a mettere qua, chiaramente mettendolo nell'unico modo possibile, ovvero in questo modo, così sotto combaciano i due fori che dobbiamo andare ad avvitare. Li avvitiamo con, in questo caso, le viti 2,6x8, quindi sono sempre quelle che abbiamo usato prima. Vediamo se magari, se uso un cacciavite un po' più magnetizzato, vediamo, sì, questo dovrebbe reggere meglio. Ok, arrivo in fondo e lo avvito. Vedete, entra alla perfezione. Sopra si è un po' staccato perché la colla evidentemente ancora non era super asciutta, però poco male, perché tanto si regge in posizione, intanto solo perché l'abbiamo inserito dentro, e poi chiaramente sopra ci andrà messo un blocco, quindi non ci preoccupiamo. Allora, adesso nei quattro fori che abbiamo qui andiamo ad inserire questi quattro, chiamiamoli stecchini, non lo so come volete chiamarli, e li andiamo ad inserire qua in questo modo. Li mettiamo tutti e quattro, perfetto, e questi si reggono in posizione da soli fino a quando ci andiamo a mettere sopra gli altri due pezzi, che sono questi due. Ecco, si reggono in posizione se io non li faccio cadere, ovviamente, quindi li rimettiamo così.
E poi praticamente dobbiamo unire questi due pezzi in questo modo, così, e poi l'andiamo a mettere sopra. L'unione di questo pezzo e di quello, diciamo, della struttura di sotto va a reggere in posizione tutto quanto. Ovviamente anche qui dobbiamo usare una vite 2,6x8 che va a stringere tutta la struttura, e poi sopra ci andiamo a mettere il coperchietto che ovviamente incolliamo dopo aver verificato che sia tutto giusto. Vedete, quando siamo certi che non ci sono problemi e che è venuto alla perfezione, andiamo a mettere questo piccolo tappino che incolliamo con una goccetta di colla. Io vi suggerisco sui tappi in generale di metterne proprio poca di colla, perché per qualsiasi motivo potremmo doverli togliere e quindi poi sarebbe difficile, no? Se ci mettiamo troppa colla è un casino, quindi io ne metto appena appena in questo modo, e adesso mi vado a fare esattamente la stessa cosa sull'altro lato. Ok, ho completato queste sezioni su entrambe le parti, quindi direi che possiamo ovviamente andare avanti con le parti successive. Allora, iniziamo la costruzione di questa parte del freno, e dobbiamo prendere questo disco con scritto 1 e la parte rossa dove c'è questa tacca, quindi li inseriamo in questo modo, in modo tale da far combaciare la tacca così, ma ovviamente questo va incollato. Quindi andiamo a prendere la colla e andiamo a dare una spennellatina qui in questa zona in modo tale da far incollare la parte. Poi, mentre aspettiamo che si asciughi questa sezione qui, andiamo avanti a vedere che dobbiamo montare la prima ruota. Allora, il problema è questo: noi dobbiamo inserire qui questa parte, ma ho paura che, vediamo se ci riesco anche senza ammorbidire con acqua calda, perché in teoria ammorbidendolo sarebbe meglio, però vedo che ci sto riuscendo anche senza. Ok, vabbè, poco male. Diciamo che se non ci riuscite, dovessero essere troppo dure, sapete che li dovete ammorbidire con l'acqua calda. Detto ciò, andiamo a fare un'altra parte di questa, perché di questa qui ne dobbiamo fare due. Quindi andiamo a prendere di nuovo la parte con scritto 1 e andiamo a ricercare, ecco, quest'altra pinza con una sola tacca qua. Allora, sempre colla alla mano, andiamo a spennellare qui, diamo una bella passata di colla e incolliamo di nuovo. Li facciamo asciugare e poi li montiamo. Perfetto, a questo punto andiamo a mettere questo pezzo nero, che è il TR1114, lo andiamo ad inserire qua, e sopra ci mettiamo le due ruote, diciamo, con i freni, e le andiamo a sistemare in questo modo, e ovviamente entrano solo nel modo giusto, quindi poi le dovete tenere in posizione. Sopra ci andiamo a mettere questi piccoli anellini di gomma, che sicuramente servono per non far scappare le ruote, e sopra ancora ci andiamo a mettere la ruota. Allora, io vado a mettere la prima, poi il pezzo sotto ovviamente lo blocchiamo dopo. Intanto mettiamo questa ruota qui e andiamo a mettere la prima vite, che però deve essere accompagnata da una rondella. Quindi spostiamo un po' la gamba in questo modo, andiamo a mettere questa rondellina qua nel foro in modo tale che la vite possa stringerla bene, e andiamo ad avvitare. Allora, vediamo un attimo se riesco. Sì, sta entrando, perfetto. Quindi andiamo a stringere questa prima ruota, così poi da ripetere il passaggio su quella di sotto. Allora, andiamo, io stringo bene forte fino a quando non arrivo a fine corsa. Perfetto, ovviamente questa rimane un pochino morbida perché comunque si può girare. Allora, poi andiamo a prendere una seconda ruota, prima mettiamo l'anellino di gomma qua, poggiamo la gomma in posizione, questa si regge meglio da sola perché chiaramente va a sbattere sotto, e andiamo a preparare una vite nera
accompagnata già dalla rondella, così diciamo facciamo un unico lavoro. Detto ciò, vado ad avvitare sperando che entri, sperando diciamo che la filettatura sia giusta. Andiamo ad avvitare qua, perfetto. E chiaramente una volta che ho messo, che ho completato questo passaggio, diciamo su questa seconda ruota, vado a ripetere esattamente la stessa cosa dall'altro lato. Ma prima dimenticavo i tappini. Dobbiamo andare a mettere questi tappini di copertura qua sulle viti, che dovrebbero entrare in questo modo e vanno incollati. Quindi adesso andiamo a capire. Io vorrei sempre evitare di mettere la colla, ma diciamo che è piuttosto obbligatoria. Perfetto, a questo punto andiamo avanti con un'altra fase importantissima, perché dobbiamo iniziare a costruire la spina dorsale. Fate attenzione a questi tre pezzi, perché dobbiamo ripetere 6 volte lo stesso passaggio. Quindi allora andiamo a prendere questo pezzo che è il TR1125, lo poggiamo qui dentro il TR1127 e poi intorno ci andiamo a mettere il TR1126. Vedete che si crea questo passaggio all'interno del quale dobbiamo andare a mettere una spinetta che ovviamente dovremo inserire martellandola o comunque con qualcosa di forte per spingere, perché se no io posso vedere se riesco a fare un po' di pressione qui sul tavolo, però ho paura alla fine di fare danni più che altro alla plastica, perché se uno non si rende conto, ecco, vedete che così è entrato, però poi quando si arriva alla fine dobbiamo necessariamente andare un pochino a martellare in questo modo per farlo entrare tutto fino ad arrivare in fondo. Adesso devo capire esattamente come farlo, a meno che magari si può usare anche una pinza. Vediamo se, perché diciamo martellare potrebbe essere rischioso se si va a martellare su un punto dove sotto non c'è niente, no? Quindi si rischia di spaccare la plastica. Invece vediamo se in questo modo con la pinza riesco a prendere un po' meglio tutti i pezzi e magari riesco a spingere. Ecco, vedete, è entrato, quindi vi suggerisco di fare in questo modo. Ok, così diciamo è più sicuro, secondo me si evita di fare danni. Ok, a questo punto andiamo a creare in totale 6 di questi. Ok, a questo punto, dopo averli completato tutti e 6, andiamo a prendere altre spinette e le andiamo a collegare tra di loro in questo modo. Mi raccomando, la parte sporgente di questo pezzo piccolo deve andare sopra e non sotto, quindi facciamo attenzione ad infilarlo nel modo giusto. Allora andiamo avanti, cerchiamo di arrivare qui alla dove c'è il foro fondamentalmente e spingiamo. Anche in questo caso poi andiamo ad usare la pinza, quindi ripetiamo la stessa cosa su tutti gli altri. Ok, poi una volta completate tutte e 6 queste parti, ne dobbiamo fare altre 2 che però sono diverse. Allora, da un lato, dal lato appunto sinistro, andiamo a prendere questo pezzo che è fatto in questo modo, andiamo a mettere sempre questo pezzo qui e le solite 2 spinette, uno qua. Adesso lo proviamo ad inserire, vediamo se entra. Ok, perfetto, io vado sempre di pinza invece che di martello perché così non creo danni. Allora inseriamo questo, perfetto, lo poggiamo qua e poi andiamo a farne un altro, l'ultimo, che va da questo lato, quindi con questo pezzo qui e uno di queste parti. Anche qui andiamo a mettere la spinettina e andiamo a spingere per farla iniziare ad entrare, dopodiché poi con la pinza la inseriamo tutta. Vi suggerisco appunto di non... questa ho sbagliato, non va inserita adesso la spinetta, va messa dopo, perché giustamente dobbiamo prima passare all'interno del resto della spina dorsale, quindi la devo togliere e poi proseguiamo. Ok, quindi questa va messa come le altre fondamentalmente, quindi
così e così, la andiamo ad inserire e andiamo a mettere qua questo pezzo. L'unica cosa è che prima sotto dobbiamo mettere una spinettina qua, e poi ce ne dovrebbe essere una più corta, che adesso andiamo a recuperare nella scatola, per il pezzo di sotto. Ci sta, perché praticamente sopra deve attraversare tutto il pezzo, invece sotto questo pezzetto qui va con una parte più corta, quindi ce n'hanno fornita una piccolina. Allora andiamo ad inserirla, vediamo se qui riesco anche con fortuna a spingerla dentro, e andiamo a metterla così, perfetto. E l'ultima la andiamo a mettere sopra. Allora vediamo, adesso prendiamo questa parte, la inserisco, scusate, non vorrei fare confusione. Ok, siamo da questo lato, quindi così, questa la mettiamo così e la inseriamo qua, perfetto. Entra in posizione, la spingiamo dentro e poi andiamo a mettere l'ultima dall'altro lato. Però prima mettiamo questa, facciamo una cosa per volta. Ok, questa entra così e la andiamo a spingere dentro, ottimo. E poi l'ultima la andiamo a mettere qua, così. E così abbiamo creato l'intera spina dorsale, o quantomeno una buona parte, nel senso la parte che si vede l'abbiamo creato, no? Quindi la inseriamo così, andiamo a spingere dentro e abbiamo completato tutta questa parte super lunga. Allora, poi rivolgiamo la spina dorsale con questi pezzetti verso l'alto e ci andiamo ad avvitare sotto questi pezzi con le viti, questa volta 2,3x6, quindi mi raccomando da non confondere con le altre che sono più lunghe. Allora andiamo a mettere questo primo pezzo per vedere come viene, fondamentalmente perché ancora non mi è ben chiaro come sarà a livello estetico, quindi vado a mettere la prima vite e subito dopo la seconda, così poi possiamo proseguire con i pezzi. Fondamentalmente dobbiamo metterne uno su ogni lato, su ogni parte fondamentalmente, quindi viene così, una roba del genere. Andiamo ad avvitare un altro, poi ovviamente non è che lo continuo ad avvitare tutto nel video, continuo da solo e vi faccio vedere il risultato in modo tale che potete confrontarlo con il mio e vedere se lo avete fatto bene. Allora andiamo a mettere la seconda vite, perfetto. Quindi a questo punto, fatta questa parte, andiamo a fare la stessa cosa su tutti gli altri punti. Perfetto, allora ho completato la spina dorsale, adesso possiamo andare avanti mettendo questo pezzo qui in questo punto. Allora mi raccomando, le due viti più vicine, i due fori più vicini, devono andare nella parte frontale dove ci sono i fili, è ben indicato nelle istruzioni, quindi fate attenzione, sennò poi vi tocca smontare tutto. Allora qui andiamo a prendere le viti, quelle a brugola, e le andiamo a mettere. Allora qua ci sono i fili in mezzo, quindi è sicuramente più scomodo, facciamo attenzione a non danneggiarli, e andiamo ad avvitare. Allora vediamo questa prima vite qua. Allora, prima di arrivare a fine corsa, vado a metterne una anche dall'altra parte, così siamo sicuri di non avere problemi vari di allineamento. Allora, la inseriamo qui, andiamo ad avvitare, vedete che entra subito alla grande, quindi stringiamo adesso anche davanti. Che adesso, diciamo, iniziamo il montaggio della parte superiore del corpo, cioè inferiore, scusate, del corpo, quindi iniziamo a mettere dettagli qui. Poi allora prendiamo questa parte di plastica, che è il pezzo TR1132, e questi due pezzi di ferro che hanno il numero 2 qua e il numero 1 dall'altra parte, li andiamo a mettere qua così, in questo modo, e li avvitiamo con 4 viti 2,6x8, quindi sono quelle lunghe, quelle nere lunghe. Mi raccomando, non vi sbagliate. Più che altro l'errore non va fatto al contrario, cioè non bisogna mettere quella lunga su una parte corta, perché al contrario non succede niente, ma se mettete quella
lunga su una parte più corta, è ovvio che sfondate la plastica e uscite dietro, quindi evitiamolo. Allora, andiamo ad avvitare anche quest'altro lato, così. Adesso qua possiamo avvitare subito molto forte, perché tanto non ci sono problemi, e andiamo a mettere l'ultima vite. Dopodiché questa sezione va montata sopra il nostro Optimus Prime, quindi sulle gambe, sulla parte superiore sulla quale stiamo lavorando. Ma prima di montarla sul corpo è richiesto un passaggio, ovvero dobbiamo unire la spina dorsale qui, e lo dobbiamo fare con le viti, in questo caso quelle più corte, quindi le 2,3x6. Allora, andiamo a mettere la prima, dovrebbe combaciare tutto, quindi la inseriamo a mano, visto che dal cacciavite è scappata via. La spingo così, vediamo se riesco a farla entrare nel buchino, che è talmente piccolo che non lo vedo nemmeno. Allora, proviamo così, eccoci qua. Allora, reggiamo sotto la struttura in modo tale da non farla scappare via, e andiamo a stringere forte già, perché tanto mi sembra super corretto questo passaggio, questo pezzo. Quindi lo avvitiamo così e andiamo a mettere anche la seconda vite. Allora, vediamo se sto facendo bene. No, diciamo che il problema di queste viti è che sono leggermente, hanno la testa leggermente stretta, e quindi il cacciavite forse dovrei provare, ecco, con questo che ha la punta più piccola, vediamo, sì, con questo entra meglio. Ottimo, quindi a questo punto adesso davvero passiamo a montarlo sul resto del corpo. Quindi andiamo a zoomare all'indietro, andiamo qui, lo prendiamo, perfetto, e questa parte la dobbiamo andare a mettere qua. Vedete il motivo per cui qui dovevamo stare attenti a mettere questa parte. Quindi qua andiamo ad avvitare adesso con viti a brugola e rondella, quindi andiamo a mettere così, avvitiamo qua, io vado a, magari vado a togliere, perfetto, leviamo la prolunga su questo cacciavite, e andiamo a fare lo stesso anche sugli altri tre punti. A questo punto poi prendiamo due di questi pezzi, che sono i TR1175, e li andiamo ad inserire qua dentro. Per adesso non vengono bloccati, quindi mi raccomando, non li perdete. Ok, adesso andiamo a prendere allora il pezzo TR1137, ci poggiamo dietro il TR1133 e dietro ancora il TR1134. Fondamentalmente qua si crea questo allineamento di tre viti, di tre buchi, che andiamo a chiudere con le viti 2,6x8. Quindi le andiamo ad avvitare, così mettiamo la prima centrale, così diciamo si blocca in posizione, e poi andiamo a mettere le altre. Vado a mettere subito una diagonale qui, così diciamo non mi si muove più, e poi mi vado a mettere le altre, così completiamo questo pezzo che va montato poi ovviamente nella parte sempre superiore del nostro Optimus Prime. Quindi completo questa parte e ci aggiorniamo. Allora, perfetto, andiamo a appoggiare questa struttura di metallo che abbiamo fatto qui, e la blocchiamo poi con questi pezzi rossi che vanno avvitati con le viti nere. Quindi andiamo a metterne una qua, così intanto il pezzo rimane in posizione, è fondamentale non farlo cadere, perché essendo di metallo poi ha anche il suo peso. Andiamo a mettere altre viti nere qua e andiamo a stringere anche questa parte. Io so che non state vedendo un cavolo perché c'è la mia mano sopra, ma non posso fare altrimenti, o meglio, dovrei avvitare in un altro modo, ma insomma preferisco fare così, perché così vedete bene dove sto avvitando. Quindi stringiamo qui e vado a mettere l'ultima da quest'altro lato, e abbiamo terminato questo step. Ok, per completare andiamo a mettere anche 4 viti 3x8 in questo punto, negli altri 4 punti liberi fondamentalmente, quindi intorno alla parte di metallo che viene retta. Vedete, vado a mettere così, li avvito qui. Ok, quindi qua e anche in questi altri tre punti andiamo a mettere altre tre viti come questa.
Poi allora prendiamo questa struttura di metallo e la andiamo ad inserire qua all'interno di questo cardine, e ovviamente dall'altra parte facciamo la stessa cosa, così creiamo una struttura incredibilmente solida che andrà poi a sorreggere l'intera parte superiore del corpo. Allora andiamo a vedere, forse è meglio se lo tolgo, faccio prima, ecco, così sicuramente è più semplice da mettere, lo inseriamo così e poi lo rimettiamo a posto. Vediamo, questo buco era leggermente meno largo. Dopodiché nella parte di sopra andiamo a mettere altri due di questi cardini, quindi li inseriamo così, ecco, no, li stavo mettendo al contrario, così, perfetto, uno così e un altro così. Vi ricordo che anche questi non sono bloccati e che ancora tutta questa struttura è mobile, quindi mi raccomando, stiamo attenti. Allora, ovviamente adesso devo zoomare parecchio all'indietro, quindi come vedete ci sono altre cose che di solito non vedete sul tavolo, ma è impossibile non mostrarvele. Quindi andiamo a prendere questo pezzo qui di metallo e lo inseriamo qua, sia qui che qui. E la stessa cosa l'andiamo a fare dall'altra parte, quindi inseriamo alla perfezione questi pezzi, vedete che tutto prende forma, diciamo qui bisogna fare attenzione a non far, ecco, vedete, stavo per dire, bisogna fare attenzione a non far scappare le cose e mi è scappato tutto di mano a me, è normale perché qua fino a quando non andiamo ad avvitare sarà tutto mobile, quindi adesso li blocchiamo in posizione anche questo pezzo qua, così, perfetto. E a questo punto poi dobbiamo unire questa sezione con questo pezzo di metallo qua, ovviamente utilizzando le viti a brugola e la rondellina. Quindi andiamo a mettere, per iniziare, una su un lato e una subito sull'altro, così, in modo tale che non si muova più. Andiamo a mettere la seconda vite qua, facciamo un minimo di gioco con le mani, lo spostiamo il pezzo fino a quando c'è l'allineamento sotto, perché al momento io non vedo l'allineamento. Ora mi è saltata la rondellina, vabbè, chi se ne frega, ne prendo un'altra e vado a mettere qua, perfetto. Adesso dovrebbe essere allineato, quindi posso avvitare, andiamo a stringere. Ok, diamo una avvitata sommaria qua e qua, quindi posso stringere tutta questa parte e andare avanti. Frontalmente si vede in questo modo, quindi abbiamo creato questo incavo e la struttura è questa. Non so se prima si è capito qualcosa, ma avevo messo al contrario un pezzo e adesso l'ho cambiato e l'ho messo nel modo giusto. Come vedete le istruzioni sono lì dietro, quindi io proseguo e andiamo avanti con il nostro Optimus Prime pacco 11. Poi andiamo avanti con questo pezzo che andiamo a mettere così in questo punto e dobbiamo avvitare con ben 6 viti a brugola più le rondelle, quelle un pochino zighirinate. Allora ne vado a prendere una, la mettiamo qua e andiamo ad avvitare. Allora la prima vite la mettiamo qui, poi chiaramente appena abbiamo inserito la prima vite le altre saranno più semplici da mettere perché si reggeranno da sole, allora entreranno più facilmente, no? Per forza di cose. Quindi questa è la prima. Adesso metto un'altra vite, una seconda vite sulla diagonale, dopodiché sicuramente potremo procedere più spediti. Allora andiamo a mettere una vite qua, vedete che questa a questo punto entra molto più facilmente perché poi dietro c'è il metallo, quindi non ci sono problemi di allineamento. Andiamo ad inserire, vediamo se entra, perfetto, la stringo bene direttamente e a questo punto vado a mettere tutte le altre e poi vi mostro il risultato. Andiamo avanti prendendo questo pezzo rosso dove c'è scritto 1 qui e ci mettiamo sopra questo pezzo. Allora qui andiamo ad avvitare con le viti argentate PVM 2x6 e ne dobbiamo mettere ben 5, quindi cerchiamo esattamente la corrispondenza sotto con il foro e andiamo ad avvitare. Allora qui è probabile che possa essere utile un po' d'olio,
quindi magari andiamo a metterlo prima e poi andiamo avanti. Ok, sicuramente vedrete che con l'olio le viti entreranno molto meglio, ammesso che io trovi il foro di invito, perché a quanto pare non l'ho trovato. Allora dobbiamo mettere meglio questa vite qua, perfetto, la inseriamo così e ripetiamo il passaggio sulle altre. Dopodiché, quando abbiamo completato questo pezzo, dobbiamo rifare esattamente la stessa cosa con i pezzi speculari, in modo tale da completare poi una parte laterale, diciamo, del corpo del nostro Optimus Prime. Quindi finiamo questo e poi facciamo esattamente un'altra parte identica. A questo punto prendiamo le due parti e le andiamo ad inserire qua e qua. Adesso però bisogna fare attenzione, perché con una vite 2,6x6 dobbiamo riuscire ad andare ad avvitare questa sezione, ed è piuttosto scomodo come punto, perché dobbiamo arrivare qui dentro e come vedete lo spazio non è per niente a nostro favore. Quindi dobbiamo cercare il modo di inserire questa vite qui dentro e poi andare avanti. È probabile che non le vedrete mai queste viti, ma sono qui dentro. Vedete, è quella lì sotto e quella che sta lì dietro. Purtroppo non si vede affatto bene, ma ve le mostro sulle istruzioni. Sono due viti che vanno inserite esattamente in questi punti e servono per reggere la struttura laterale. Proseguiamo con questi due pezzi laterali che si bloccano sul perno che sta dietro e li andiamo ad avvitare con le viti 3x8. Mi raccomando, mettiamole in modo corretto, perché è inutile dirvi che questo è un pezzo molto importante. Quando c'è roba di metallo è fondamentale metterla bene, perché è fondamentale, diciamo, per la riuscita strutturale del modello. Allora vediamo se, ok, questa vite entra meglio, quindi andiamo a mettere prima questa, andiamo a bloccare subito anche l'altro lato così non ci scappa via. Andiamo a mettere una vite a caso, tanto queste sono, diciamo, piuttosto grosse e vanno a reggere già con una sola, insomma, si regge tutta la struttura molto bene. Intanto me ne è caduta una, forse l'avrete anche sentito, ma non mi importa, nel senso che poi tanto la vado a recuperare. Adesso andiamo a proseguire qui, andiamo a mettere tutte le altre e quando ho terminato questo assemblaggio ve lo mostro. Con altre viti 3x8 andiamo ad avvitare questa struttura nera che, diciamo, va a dare ulteriore stabilità al modello. Quindi andiamo a mettere qui una vite 3x8, la avvitiamo così e ne mettiamo subito una nella parte più esterna, così come al solito se c'è qualche cosa storta si raddrizza. Allora andiamo a mettere questa così, per cui procedo a mettere tutte le altre viti 3x8, perché sono tante, e poi andiamo avanti con il montaggio. Siamo più o meno arrivati alla fine, ma ancora mancano delle cose. Procediamo con questo pezzo e andiamo ad incollare le ventole. Allora, fondamentalmente noi dobbiamo andare a mettere la colla qua, in questo modo, prendendo la parte interna, quindi poi possiamo anche andare a spennellare un pochino dietro, e anzi suggerisco di fare così: se noi le inseriamo tutte e quattro, quando sono inserite andiamo a mettere la colla nella parte di dietro, perché così dovremmo evitare qualsiasi tipo di bruciatura, anche se, diciamo, sono parti che non si dovrebbero vedere perché stanno dentro. Facendo così evitiamo qualsiasi danno e così possiamo andare avanti. Ok, a questo punto prendiamo questa struttura, ci mettiamo dentro questa griglia e poi andiamo a metterci sopra. Allora, nella parte di sopra andiamo a mettere questo pezzo che dobbiamo avvitare con le viti 2,3x6 e vediamo come possiamo bloccarlo. Allora, non so, ah no, ecco, dovrebbe andare perfetto, va nell'altro lato, quindi era normale che non entrasse. Allora andiamo a prendere la vite, la mettiamo qui sul cacciavite,
e andiamo ad avvitare. Allora, questa parte va a rappresentare poi la parte estetica, la parte esterna, quindi deve essere fatto meglio di tutto. Allora, andiamo a mettere una vite qua e poi quello di sotto pure l'andiamo a mettere così e avvitiamo sempre con una di queste viti. Quindi andiamola a mettere almeno una, così blocchiamo in posizione. Perfetto, vedete? Entra tutto alla grande. E andiamo a mettere le altre due viti. Ok, queste sono le ultime due. Andiamo a metterle in maniera precisa. Dobbiamo entrare dritti perché sennò rischiamo di rompere la plastica nella parte di sotto. Ma come vedete ce l'ho fatta. E a questo punto vado a mettere l'ultima vite. La inserisco qui, dopodiché vediamo se ci fanno montare subito questo pezzo sul corpo o se ci va qualcosa in mezzo. Allora, questo è così. Ah, ecco, giustamente, allora la griglia delle ventole la mettiamo prima, dopodiché andiamo a montare questo. Ok, la griglia con le ventole la andiamo ad inserire qua, dovrebbe entrare a pressione, quindi credo che sia sufficiente spingere un pochino nel punto giusto qua. Dopodiché di sopra ci dobbiamo andare a mettere questa parte, che va messa ovviamente così, ma devo prima capire bene come inserirla. In teoria dovrebbe bastare spingere, sì, infatti dovrebbe entrare semplicemente a pressione, ma il problema è che non si vedono i fori dei perni, quindi bisogna cercare di fare un gioco di pressione fino a quando non rimane in posizione. Allora, il montaggio di questo pacco termina con questo passaggio che è importantissimo. Allora, prendiamo questo pezzo nero, andiamo a metterci già dentro una vite 2,3x6 e andiamo a catturare la spina dorsale in modo tale da farla rimanere su. Infatti mi stavo domandando fino adesso come si faceva per tenerla in posizione, perché non avevo visto niente al riguardo, ma invece ci siamo arrivati ora. In pratica, andando ad avvitare qua, si va a tenere in posizione questo pezzo. Allora, sto continuando a sbagliare le cacciavite, devo prenderne uno più piccolo. Perfetto. E chiaramente avvitando così andiamo a reggere in posizione la colonna dorsale. Dopo ve la faccio vedere ovviamente da dietro. Vado a mettere prima la seconda vite qua, ok, la inserisco in posizione. Adesso non so se ho stretto, no, mi sa di no perché sono uscito fuori. Devo andare a cercare meglio, ecco qua, perfetto, il foro d'ingresso della vite. Vedete, senza questo pezzo cade tutto all'indietro. Infatti io non capivo, stavo cercando di vedere se avevo saltato qualche passaggio, ma invece no, era questo quello decisivo. Quindi una volta che è stato messo così, poi andiamo sempre con altre due viti 2,3x6, avvitiamo questa sezione qua sul corpo. Per terminare il montaggio manca il telecomando, che vabbè non avevo visto perché si tratta di una parte che sta dopo la fine di tutto, e si tratta semplicemente di andare a mettere un connettore qui dentro e chiudere la struttura di plastica. Allora, teoricamente questo cavetto dovrebbe entrare solo nel verso giusto, però adesso noi andiamo a verificare come entra. Allora, mi sembra così, lo spingo in posizione, perfetto, e poi molto semplicemente poggiamo il circuito qui e ci andiamo a mettere le parti di plastica sopra. Vedete che è molto semplice, questo così e questo così, quindi poi andiamo a chiudere e dovremmo avere la corrispondenza con tutto quanto. Allora, andiamo a verificare. Intanto io vado a chiudere, vado a mettere le viti e possiamo verificare semplicemente se i pulsanti fanno tutti il loro click, perché fondamentalmente è necessario capire se abbiamo messo bene il circuito stampato. Allora, andiamo a vedere e verifichiamo.
ok, mi sembrano tutti ok. Per cui, detto ciò, questo me lo finisco io con calma perché devo essere sicuro di alcuni passaggi, e così abbiamo terminato l'intero pacco. Oggettivamente è stato il passaggio più lungo e più difficile di tutto questo montaggio di Optimus Prime, però indipendentemente da questo, guardate voi che spettacolo. Allora, veramente incredibile, sono avanzati tanti pezzi che saranno usati nel prossimo e ultimo pacco, che appunto serviranno per costruire armi varie. Poi ho costruito anche il telecomando che si accende in questo modo e poi servirà per effetti sonori e luminosi, ma se ne parlerà nel 12° e ultimo pacco. Quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete l'ultimo numero di Optimus Prime di Agora Models. Quindi per ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!